Vai. Le fonti si vengono valutate per il freddo dell'acqua. Per il freddo dell'acqua, ossia? Se una fonte è fredda, vuol dire che la fonte è molto profonda. Ah. Questo già si studia nella quando studi l'acqua e la chimica, no? Una fonte profonda perché se sotto non si riscalda. Quindi una fonte superficiale è una fonte che si riscalda facilmente e si può contaminare facilmente perché è superficiale. Mentre che le fonti che vengono da basse, da profondità. E soprattutto queste qui sono piene di sali minerali perché hanno fatto molto cammino sottoterra e quindi hanno avuto il tempo di sciogliere i sali minerali perché ci sono le acque minerali che sono molto, molto salutari e ci sono acque che le superficiali non hanno avuto tempo di sciogliere. Di sciogliersi, sì, sì. Forse a essere calde hanno questo. Ed è per questo che c'è acqua anche quando non piove per mesi. Per anni. Per anni. Le fonti praticamente che sono perenni, si può dire, sono quelle lì che hanno delle enormi riserve, perché la montagna è grande, perché tu la vedi così, però sono chilometri. Perché qua vedendo delle collinette uno dice da dove arriva? No, viene dalla montagna, questo può arrivare anche da sera. E poi dietro queste rocce c'è la montagna, proprio montagna, terra, non è roccia. Ah, allora, ad esempio, hai chiuso? No.